Ringrazio tutti. Maria Ringrazio tutti di essere presenti. Ringrazio il nostro docente che ha accettato, anche se pochi giorni prima, la richiesta che ha fatto il nostro direttore scientifico dell'ingresso, diciamo, in Zoom per questo periodo. E passo la parola al direttore scientifico. Buonasera a tutti, buonasera carissimo architetto Nicola Tartaglione. Ciao Giovanni, buonasera. Benvenuto per aver accettato anche quest'anno il nostro invito, oramai diversi anni che li abbiamo con noi. Bene, stasera sento però delle parole a qualcuno che parla nel frattempo. Lasciamo solamente il direttore e il docente. Buonasera, buonasera a tutti. Si sente bene? Carissimo. Perfetto. Benvenuto ancora una volta. Non lo vedo, non lo vedo. Ed è molto, molto bella cosa. E questa sera il nostro architetto Tartaglione parlerà della Certosa di Padula, ovvero la Certosa di San Lorenzo, che è situata nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. E si tratta della prima, pensate, della prima certosa ad essere sorta in Campania, anticipando sia anche quella di San Martino di Napoli e quella di San Giacomo a Capri. E pensate che adesso vedrete con quello che vi dirà il professore Tartaglione che questa certosa è estesa su una superficie che supera i 50.000 metri quadri. È disposta su tre chiostri, un giardino, Avrei parlato bene, un direttore. cortile e una chiesa, pensate. Ed è uno dei più sontuosi complessi monumentali barocchi dell'Italia, in particolar modo del sud Italia. Ed è la più grande certosa a livello nazionale e anche tra le maggiori che sono in Europa. Tra l'altro c'è stato un riferimento che noi abbiamo fatto l'altro anno, quando abbiamo parlato del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO della Campania, e per cui nel 1998 questa certosa è stata dichiarata patrimonio dell'umanità, assieme ad altri vicini, siti vicini archeologici come Velia, ovvero dove c'era la famosa scuola eleatica di Parmenide, e di Pestum, altro sito archeologico. Quindi, come vedete, è una zona, questa qui, del Vallo di Diano, molto ricca di presenze archeologiche. Lascio adesso la parola al nostro professore, al nostro architetto Tartaglione, e lo ascoltiamo con molta attenzione. Ecco, va bene, grazie Giovanni, grazie della tua piacevole presentazione. Allora, non so se riuscite a vedere bene lo schermo, la prima immagine. Si vede l'immagine di tutte le foto al momento. Bene, quindi mi si sente anche bene? Poco. Leggermente bassa il tuo tono di voce. Leggermente Sì. basso il tono di voce. E facciamo una prova di andare avanti e indietro in modo che speriamo che non ci siano altre interruzioni. Va bene. E io ricordo ai partecipanti di spegnere tutti il microfono. Lo sapete, in basso a sinistra, cliccare sopra. Allora, dunque, questo incontro di oggi ho pensato che possa essere per tutti un'idea di divulgazione su quello che sono i beni monumentali più importanti della nostra regione. Normalmente tutta la regione Campania è considerata Napoli centrica, tutto accade nella grande metropoli napoletana, però alcune realtà come la Certosa a Padula contrastano con questa idea. È una realtà talmente grande, impegnativa, monumentale, sontuosa, che vale la pena di essere visitata almeno una volta nella propria vita. Quindi anche un invito a tutti quanti voi di riuscire a trovare una domenica, un po' di tempo per andare verso il Vallo di Diano e visitare la Certosa di Padula.
La storia è abbastanza complicata. Chiedo scusa, l'audio è debole, è solo per me o per tutti? Il mio audio... Noi veramente riusciamo a sentire, non è un tono molto forte, ma riusciamo a sentire. È debole anche per me, anche per me. Anche per me è debole. E poi le diapositive non vengono messe in rilievo, le vediamo tutte insieme. Invece vero, sì. Anch'io. Una per volta bisognerebbe guardarle, che poi, perché penso che poi... Allora, scusate, Nicola, non stiamo vedendo come vedevamo ieri quando abbiamo fatto l'incontro noi. Si vedono tutte le immagini assieme. Interrompo. Tutti i quadratini. Ecco, ora si vede il professore. No, scusate. Rifaccio la stessa procedura. Va bene. Vediamo se va. Adesso? No, è sempre l'immagine di tutte le foto assieme. Si allargano. Professore, forse deve avviare la presentazione, allora. Perché noi vediamo l'intera cartella. Infatti. Vediamo un po' l'intera cartella. Marò. Yeah. Sì. No. Questo è che cos'è? No. Niente? Ancora allo stesso punto, Sempre tutte le immagini? Sì, ci sono tutte le immagini. Sì. Però diceva Luciano, se puoi avviare la presentazione. Perché ieri partisti da una foto e poi avviasti la presentazione. Sì, sì. Condivisione schermo, io adesso... La condivisione di schermo c'è. Infatti noi abbiamo visto il tuo schermo con tutte le foto sopra. Allora. Solo che o ci clicchi sopra una a una, oppure ci deve essere un susseguirsi di immagini. Adesso non si cambiano le immagini? Al momento non c'è più la condivisione, forse l'hai tolta. Cioè sicuramente l'hai tolta. Adesso vedete me? Vediamo tutta l'immagine, diciamo, dello schermo con tutte le persone, le foto delle persone. Partecipanti, ecco. Adesso c'è la condivisione, adesso vediamo sul tuo schermo tutte le fotografie in fila. Non una alla volta. Non una alla volta. E invece io le vedo una alla volta. Come sto fatto? Facciamo, dice la condivisione, lo schermo è in pausa. Quando dice, architetto, mi sente? Sono Angelo Gentile, buonasera. Senta, provo a fare una cosa. Premi il tasto Alt e il tasto delle freccette a destra e a sinistra, in alto a sinistra. In alto a sinistra che cosa? Sulla tastiera. Ah, sì. Cioè, un tasto Alt, sì. E poi sopra la maiuscola bloccata, per capirci, c'è la freccetta a destra e a sinistra del Tab, sì. La vede? Sì. Allora, se lei Alt e Tab lo fa alternativamente, vede che passa da un programma a un altro. Provi. Vediamo adesso. No, c'è sempre praticamente la cartella con i file della cartella. Professore, chiedo scusa, lei vede anche lei chiaramente l'intera cartella? No, io vedo tutte le immagini che le giro una alla volta. Ah, questo è questo. Perché... No, questa qui non è e allora può fare un'altra cosa. Lei apre la cartella, lei forse le immagini le vuole riprodurre con un programma? No.
Aspetti, io voglio cercare di ritornare a fare quello che abbiamo fatto ieri. Condivisione. Io adesso sto vedendo tutti quanti voi, anche voi vedete me. Sì, certo. Noi vediamo te e tutti gli altri. Perfetto, adesso condivido lo schermo. Sì. Vedete tutte le foto? Sì. Tutte, sì. Tutte le foto allineate. Questo? Questo? Allora, dove sta la cartella? Questa. Apela. Allora, apri questa. Ecco. Non è lui che fa... Adesso cosa vedete? Adesso vediamo le foto che hanno cambiato posizione, ma sono sempre tutte allineate. È come se avesse, come dire, un altro schermo, un'altra schermata. Per esempio la condivisione? No, condivido lo schermo. No, non capisco. Scusate, chiudete i vostri microfoni, per favore, che ogni parola che si dice si ascolta. Si chiude. Allora, chiudi tutto qua. Chiudi tutto qua. Questa? Sì. Ok. La dico lo schermo condivido? Sì. No, allora non condivido, la taglio un attimo. Riunione su Cloud Zoom e Zoom. Perfetto. Zoom. Ma si può avviare cliccando foto per foto? E quello vediamo. Io le vedo, io non riesco perché me ne mette una alla volta. Abbassa un'altra volta. Ok. Apri la cartella. Apri la prima. Sì. Ok. Fai alza qua. Sì. Sì. Fai condividere lo schermo. Apri questo. Ok, quindi come cosa vedono? Adesso... Ecco, ci siamo. Ora sì, ci siamo. C'è la prima? Sì. La seconda? Sì. Okay. È andata? Oh, è andata. Sì. Va bene, bravi. Mamma mia, vittime della tecnologia. Eh? Va bene, l'importante è riuscirci comunque. Se siete riusciti va benissimo. Allora, dunque, quello come vi racconto, abbiamo intrapreso prima questa conversazione, la Certosa di Padula merita un viaggio, è grandiosa, monumentale, con una incredibile suggestione per prospettive, architettonicamente è straordinaria. Non vorrei fare il riassunto di quello che sono le fasi storiche e la interpretazione architettonica, perché è un'avventura che dura molti secoli, dal 1300 va avanti fino al 700, fino alla fine del 700, e si susseguono nelle varie aree tutta una serie di trasformazioni. In questa planimetria però, che vedete dall'alto, potremmo dire a volo d'uccello, a volo di drone, si può vedere bene quelle che sono tutte le varie indicazioni della Certosa in sé. Vedete anche la mia freccetta o no? Sì, si vede. Il numero uno, che è il cortile di ingresso ed è leggermente sottoposta a livello stradale da Certosa, si entra in questo grande cortile, la grande facciata e due corpi di fabbrica a destra e a sinistra di accompagnamento. Ovviamente siamo ancora fuori dell'area monastica e, come a dire, in questa zona c'era la frequentazione dei conversi, ovvero sia di coloro che li chiameremo dei diaconi, che si affacciavano al mondo della religione, ma che non avevano ancora uso della parte monasterale vera e propria. Le residenze le trovate tutte quante descritte qui, nella sala, in tutta questa selva di numeri, ma i più importanti sono praticamente i quattro cortili di ingresso destinati alle aree monastiche, al centro le cucine, il refettorio e poi la grande chiesa e soprattutto il grande chiostro gigantesco che poi vedremo nelle fotografie. Tutte queste piccole elementi che sembrano delle tante casette ovviamente avevano ingresso dal chiostro e uscita verso un piccolo giardino. Erano le case dei priori,
che avevano delle stanze di sotto, dette appunto case sottane, e un appartamento di sopra, come denominate come case soprane. Nella logica della vita monasterale c'era l'idea del silenzio, della contemplazione e della meditazione, quindi la solitudine. Nel chiostro grande c'era la possibilità di passeggiare sia nel portico sottostante che in quello superiore. Quello superiore era collegato da una scala prossima all'appartamento del priore alla grande biblioteca. Poteva essere anche scelta la scala monumentale, quella che è indicata col numero 20, che è molto tarda, ma che viene aggiunta per la bellezza della passeggiata nelle aree libere e per l'arrivo dalla parte superiore della certosa al grande giardino ornamentale all'italiana per le alte sfere, per il priore e i dignitari della certosa in sé. Tutta la struttura è quindi espressione di uno dei più grandi poteri, il potere religioso. In realtà si decide di mettere la certosa lì dove è, nel Vallo di Diano, già in epoca di Tommaso Sanseverino, nel 1300. Lo scopo è quello senza dubbio di avvicinare il Sanseverino alla corte degli aragonesi e in qualche maniera anche di utilità per il territorio, perché i certosini, grazie alle loro regole, avevano l'intenzione di rimettere in moto immediatamente l'agricoltura e di trasformare grandi aree paludose di quella zona in aree coltivabili. Quindi il primo grande intervento che faranno è quello della messa in ordine di tutta l'area agricola intorno. Erano svariate migliaia di ettari, solo la certosa ne conta circa 50.000 di metri quadrati, ovvero sia l'impronta della certosa costituita dalle aree edificate, dall'area del cosiddetto deserto, che poi è questo bosco ornamentale, e da un giardino, è di circa 5 ettari, ma tutto il resto agricolo viene via via strappato alle paludi dai certosini dal 1300 fino al 1400, e si assesta la gestione agricola, che non produce certamente soltanto il fabbisogno dei monaci, ma va al di là, arriva ad essere una commercializzazione del prodotto agricolo, nel 1500 soprattutto. Un arrivo molto famoso è quello che diventa un grande divertimento anche per le cronache del momento. L'imperatore Carlo V, di ritorno dalle battaglie di Tunisia, si ferma prima dell'arrivo a Napoli alla certosa di Padula e cerca ospitalità per lui e per il suo esercito. E i monaci si vedono ovviamente costretti a preparare velocemente un sontuoso buffet e una cena per l'esercito. E sarà un buffet coronato da una grande frittata, una famosa frittata per 1000 uova. La storia è abbastanza raccontata bene dalle architetture. Il cortile d'ingresso, una spianata per i cavalli e sul fronte una facciata che viene realizzata intorno al 500, per cui non ha più forme gotiche o quattrocentesche, ma nel 500 gli si dà questo ritmo architettonico di un bugnato forte e di una parte di piano terra, una parte di primo piano, un coronamento con figure allegoriche della religione e al centro una statua di San Brunone e della Madonna in varie versioni, tra pinnacoli che ce la fa ricordare molto bene, perché è un gusto che da noi non è facilmente ritrovabile, magari più in Spagna che non in Italia. D'altra parte i Sanseverini avevano grandi proprietà anche in Spagna. Questo è il portale d'ingresso, che ancora una volta è con un bugnato orizzontale e le nicchie a destra e a sinistra sono quelle dei santi. Ovviamente questi due candelabri all'inizio sono già di gusto manierista e barocco. Sormontando la scala si entra nel convento e con tutte le regole della reclusione monastica. Le sale che compongono il convento sono tali e tutte suggestive, tali per importanza e per grandiosità. E direi che la biblioteca, che purtroppo in questo momento non è visitabile, è una delle più affascinanti. Settecentesca, con un magnifico stiglio in legno di noce, aveva circa 24.000 volumi,
La realizzazione della falegnameria, dei pavimenti e del soffitto è sincronica e prevede nelle Riggiole la ditta dei Massa di Napoli, che producono Riggiole invetriate. E la falegnameria è fatta dai banisti locali e il soffitto è realizzato su incannucciate, ovvero sia non è strutturale, ed è decorato dai quadraturisti di quell'epoca con le scene dedicate alla religione e al trionfo della immagine celeste. Non lontano, a pochi metri, l'ingresso alla grande chiesa. Qui l'interesse architettonico e decorativo è più preciso. Vi ricordate? La fondazione è del 1302 e la chiesa, una delle prime parti che viene realizzata insieme ad un piccolo convento, ha le caratteristiche di una chiesa gotica, con i costoloni, gli archi a sesto acuto. Ma via via nel 500, nel 600 e anche nel 700, tutto il goticismo che prevedeva una struttura prevalentemente a nudo, in cui la materia fosse espressione della staticità dell'opera, viene decorata. Quindi viene rivestita in intonaco, in stucchi dorati e viene ornamentata. Nel 700 si ricavano delle organizzazioni maggiori negli specchi degli stucchi, in cui dei pittori, in genere di scuola cerimonesca, dipingono scene religiose e devozionali. Ancora altre immagini della chiesa. Vedete come l'espressione è tipica dell'horror vacui, la paura di lasciare anche un centimetro quadrato non decorato. Ancora, qua stiamo alle spalle dell'altare, quindi la fotografia è fatta da dietro, e vediamo che l'ornamentazione completa tutto, le cornici, che non si lasciano nemmeno in bianco, così come poteva essere la prima mano della realizzazione architettonica, ma vengono dorate e vengono ulteriormente ridecorate. Noterete sotto i meravigliosi stalli in legno intarsiati del Cinquecento, con le prospettive e con i maestri intarsiatori, che spesso erano quelli di provenienza sorrentina, della famiglia dei Gargiulo, che avevano specializzato le maestranze nella lavorazione del legno con l'uso dei vari colori, l'ebanisteria, per cui si attribuivano ai vari colori del legno la possibilità di dare le sfumature necessarie. Il noce era bianco, biondo e scuro, il mogano era rosso, l'ebano era nero. I colori dell'ulivo erano verdastri e striati, e la sapienza riusciva a dare a questi maestri intarsiatori le possibilità di rappresentare quello che volevano. Ovviamente una scatola di legno intarsiato meravigliosa che è alle spalle dell'altare, costituisce gli scanni del coro. Una nota, se lo vedete, i quadri non ci sono più, perché sono stati portati via durante le invasioni del tardo Settecento e dell'Ottocento, e la basilica della Certosa è stata praticamente spogliata di tutto ciò che era rimovibile, e quindi i quadri sono portati nelle reali collezioni di Napoli. Questo è ancora un dettaglio degli intarsi e dell'intaglio degli stalli alle spalle del coro. Qui ancora c'è il leggio e qualche quadro, ma anche qui, se vedete bene, a destra, a sinistra e di fronte, non ci sono più, sono stati portati via. Perché nell'Ottocento, con l'arrivo dei Napoleonidi, tutto viene saccheggiato e tutto viene quindi rimosso e portato via. Alcune cose restano, e negli ultimi anni la sovrintendenza ha cercato di, con dei fondi speciali, di recuperare materiali che erano stati salvati, come per esempio questi altari realizzati in scagliole, che non sono marmi, ma sono degli impasti che vengono sistemati in alcune formelle e danno l'idea di un decoro marmoreo. In realtà sono scagliole, sono un materiale tenero, che però ben restaurato ritorna a splendere come prima. C'è il paliotto dell'altare, le parti superiori. Non so se notate, ma in questa fotografia, per esempio, l'arredo dell'altare, che sono le palme
e i candelieri che sono di bronzo dorato, la doratura è andata via, evidentemente mal conservati. Rimane invece dorato la parte centrale del calice dell'apisside, che evidentemente ben restaurato, l'oro è rimasto al suo posto. Le palme d'altare e i candelieri invece sono poggiati su un tutto restaurato, ma come vedete voi hanno una patina del non restauro precedente, quindi ad una qualsiasi conservazione. Questa grande aula, con un pavimento decorato in maniera seicentesca, direi che potrebbe essere dell'architetto Cosimo Fanzago, non sappiamo esattamente tutto, ma sappiamo chi ha costruito alcune parti degli edifici, e in genere gli architetti erano quelli napoletani, San Felice per le grandi scale e per le ornamentazioni, precedentemente Cosimo Fanzago. Nel refettorio molto interessante è il grande volume, oggi restaurato in tutto bianco, dobbiamo invece immaginare che in origine era tutto a colori e in oro, dove la parte centrale è dipinta da un allievo di Solimena, con l'ultima cena. Gli scanni, come vedete, prevedono una panca di utilità collettiva, uno a fianco all'altro, senza divisioni. Se vedete c'è una piattaforma dove i monaci poggiavano i piedi, e qua sopra, stretta e lunga, c'erano i tavoli in legno, semplicissimi, con delle gambe lavorate al tornio. Nel mondo dell'antiquariato, i tavoli ovviamente li vedete, non ci sono più, nel mondo dell'antiquariato si chiamavano i fratini. Proprio quei tavoli che andarono di moda negli anni 60 e 70, che fecero la felicità di molti salotti nelle case della borghesia e dell'aristocrazia, ovviamente saccheggiando le sagrestie. Il tavolo, capite bene, era stretto e lungo per avere l'apparecchiatura per un piatto per ogni monaco, uno a fianco a un altro. Tant'è che nelle case si faceva poi fatica a mettere due piatti uno di fronte all'altro, creando dei disturbi nei proprietari che avevano magari pagato una cifra enorme per avere un tavolo fratino o francescano, ma poi che non riuscivano ad avere persone a tavola perché non erano assolutamente stati studiati per avere un commensale di fronte, ma di fianco, a destra e a sinistra. Spero che sia chiaro quello che sto dicendo. Chiarissimo. Questa è un'immagine del grande chiostro, uno dei più grandi chiostri del mondo, con circa 80 arcate, dove i monaci potevano passeggiare e prendere l'aria al piano terra, mentre al primo piano potevano essere collegati alle varie strutture, come dicevamo prima, gli altri chiostri, tutte quelle strutture che avevano spazi di collegamento solo all'interno del monastero, mentre in realtà ce n'erano alcune che avevano anche la possibilità di scambio con l'esterno. Non ci dimentichiamo che la produzione agricola prevedeva anche la vendita. C'era una figura che aveva tutte e due queste possibilità, lo speziale, che aveva la bottega di farmaceutica, che aveva due ingressi, uno dall'ingresso del chiostro con uscita verso la strada, dove il farmacista speziale aveva anche la possibilità di alloggio. Ed era una delle poche persone che poteva avere l'affaccio sulla strada per parlare con la clientela e ritirarsi all'interno per la cura e per la preparazione dei medicinali all'interno stesso del monastero. La grande fontana, sempre di epoca più arcaica rispetto alle sue prelevazioni, per me da architetto mi viene abbastanza facile capire le stratificazioni, ma il grande chiostro ha una parte basamentale che è cinquecentesca, forse lo potete prendere con me, dall'uso di un arco a tutto sesto, quindi si è abbandonato l'arco a sesto acuto, a punta dell'epoca gotica, e siamo già nel Cinquecento, in cui si preferisce l'esperienza dell'arco a tutto sesto. Ancora, la trabeazione superiore, ovvero sia questo elemento decorativo che va da un capo all'altro, riprende gli schemi del classicismo. Ogni volta parliamo di neoclassicismo, ovviamente, perché ripentono il rapporto alternato fra triglifi e metope per decorazione, ripresi dalle architetture di epoca archeologica. È un neoclassicismo di prima maniera, quindi è un neoclassicismo del Rinascimento. Noi siamo abituati a Caserta a vedere molto spesso il neoclassicismo del Settecento, cioè un ritorno all'antico di due secoli dopo.
Il primo piano, invece, come lo vedete, è un neoclassicismo settecentesco. Anche nei colori, se li guardate bene, ci ricordano moltissimo i colori di alcune zone di Caserta, non quelli della Reggia monumentali, ma per esempio quelli del Belvedere di San Leucio, di Carditello, della Vaccheria. Vi ricordate le pietre gialle, i fondi chiari, praticamente le tonalità e la scansione degli allievi della scuola vanviteriana. Quindi il sotto è cinquecentesco insieme alla planimetria e alla fontana, il sopra, sopraelevato, è settecentesco. Da sopra questa immagine del drone ci fa capire il grande chiostro, la scansione quadripartita, e ancora una volta quadripartita, per collegare non soltanto gli assi mediani con la fontana, ma anche gli angoli, e una riserva. Cosimo Fanzago ripete questo schema che ha già sperimentato nella Certosa di San Martino a Napoli e istituirà in questo chiostro il cimitero dei monaci all'interno del chiostro grande. La decorazione, di qua non si riesce a vedere, ma c'è un balaustro con di sopra negli angoli una sorta di trofeo fatto con elementi dell'aldilà simbolici e teschi e ossa, un po' come quello di San Martino a Napoli. Questa è una veduta dall'alto, sempre, in cui vediamo non l'arrivo ma l'uscita verso il giardino all'italiana, vedete qui delle siepi potate e via dicendo, che fu realizzato alla fine del Settecento quando si affidò la chiusura della scala dei corridoi del primo piano per ritornare dal piano terra al primo piano e viceversa a un architetto che stava lavorando a Caserta con Vanvitelli e che si chiamava Gaetano Barba. Mi viene voglia di farvi notare quello che abbiamo visto prima in planimetria. Le vedete queste piccole casette? Sono tutte quante molto piccole, non hanno quella monumentalità. La loggia al primo piano, quando sono state realizzate queste nel 300, non c'era ancora. E queste case, sottane e soprane, erano le celle dei priori, dove dovevano vivere in totale solitudine. La stessa cosa è anche di qui, una, due, tre, quattro, con un piccolo braccio, con una zona di servizi, e lo vedete, un piccolo giardino per la meditazione, veramente piccolo. In realtà non potevano uscire, erano degli ospiti di grande rango, avevano portato insieme alla loro volontà di diventare monaci delle ricchezze straordinarie avute dalla loro famiglia, anche perché coloro che si dovevano dedicare all'occupazione religiosa non erano i primogeniti. Essendoci una legge nelle famiglie nobili dell'epoca del maggiorato, chi doveva essere affidato alla religione aveva con sé una grande dote che avrebbe arricchito il monastero. Ecco perché l'esperienza architettonica di Padula, come di altre grandi certose, vede uno sparso che potrebbe sembrare segno quasi di una regalità. In realtà no, erano le casse di tutti quanti i monaci, e soprattutto di quella del priore, che consentivano questa committenza ricchissima, che consentiva quindi all'organizzazione monasterale di chiamare grandi architetti. Abbiamo detto nell'epoca gotica, nell'epoca del Rinascimento, nel 600 Cosimo Fanzago, nel 700 San Felice per le scale, il rinnovo degli ambienti, e nel tardo 700 Gaetano Barba, allievo di Vanvitelli. Questo involucro però lo guarderemo meglio, per chi c'è stato non può averlo dimenticato, perché era ancora volta l'espressione che Gaetano Barba aveva acquisito alla scuola di Vanvitelli, per cui qualsiasi architettura doveva rispondere a due domande fondamentali: stupore e meraviglia. In questo caso è tutto affidato ad una scala che deve andare, è vero, dal piano terra al primo piano, ma in realtà fa molto di più, poi magari la vedremo meglio. Un ambiente invece trascurato, che mi fa piacere invece farvi vedere, è quello della cucina. Guardate un po' che meraviglia che propone la cucina dei frati. Tanto il tempo a disposizione c'era. Si poteva cucinare, perché anche se tutti quanti morivano di fame, bisogna dire che i monaci erano particolarmente privilegiati, erano sempre ricchi di tutto ciò che serve all'alimentazione,
dall'allevamento degli animali da cortile, dei polli, conigli, capre, pecore, cavalli, mucche, tutto ciò che serviva all'alimentazione era sempre disponibile. In questo ambiente che ci fa capire che è una riutilizzazione di una vecchia sala dedicata al monastero, perché l'affresco che era stato coperto, negli ultimi restauri è stato scoperto un'altra volta, rappresenta una crocifissione, ovviamente non idoneo ad una cucina refettorio, però i restauratori hanno deciso di tirarlo fuori lo stesso, ma ci fa capire che la stanza prima non era cucina, ma era un altro genere di ambiente. Della cucina invece sono gli arredamenti ancora lasciati lì, i tavoli in marmo per il taglio delle carni, i banconi di cottura, o questo grande elemento di cottura che era sempre in funzione 24 ore su 24, dove una grande pentola in terracotta nera, fumante, poteva dare acqua bollente a tutte le ore del giorno. Ovviamente c'era una grande cappa che comunicava con un camino al centro della cucina. Il pavimento invece aveva delle zone inclinate per raccogliere le acque che molto spesso erano quelle di pulizia degli animali. Inclinava per tre persone, ma perlomeno per 150 monaci tutti i giorni. Poi c'erano i conversi, poi c'erano le persone che lavoravano nelle cucine, eccetera. Insomma, una grande folla. Questa è ancora un'immagine della cucina dopo i restauri. Ecco, questo è un bancone che vi dicevo prima, con l'uscita delle acque sporche. Però già si era intuita l'idea che le piastrelle potevano essere comode. Allora, ho un'altra volta problemi. Vediamo. Allora, che le piastrelle potevano essere comode. Queste piastrelle, per la precisione, non sono nate per essere da cucina, ma ve lo dice la forma, le vedete, sono a forma di scaglia, in realtà, o di squame, in realtà sono quelle che venivano utilizzate già nel 600 per coprire le cupole maiolicate della costiera amalfitana. Non so se ricordate le grandi, ma anche in città come Napoli, ma quelle della costiera le vediamo di più perché le vediamo nei paesaggi. Per cui sono nei tipici colori che all'epoca venivano prodotti, erano pochi, il verde rame e il giallo, che erano gli ossidi che producevano queste due tinte. La forma era quella che consentiva ai maestri maiolicatori di rivestire le superfici sferiche delle cupole. Questi ovviamente sono dei residui e, come vedete, sono stati utilizzati in cucina per rendere più confortevole la preparazione, la pulizia delle pareti. Io prima avevo una freccetta e non c'è più. Va bene, ma ho una freccia che non vedo più, è sparita perché mi è arrivata una scritta. Connessione internet non eccellente. Voi riuscite... È stato un piccolissimo blackout di qualche secondo, ma si è capito benissimo quello che dicevi. Ma adesso si vede bene, sì? Sì, si vede bene, sembra fissa l'immagine, può capitare il blackout minimo. È la stessa immagine della cucina, ovviamente in un'altra prospettiva, dove c'è il banco della cottura con la pentola che vi raccontavo prima. Le piastrelle in questo caso non derivano dalle cupole maiolicate, da avanzi, ma da avanzi di pavimenti. Per cui anche queste sono abbastanza bizzarre. E i pavimenti in questo caso avevano l'intenzione di imitare le ondulazioni di un onice alabastrino verde. Però in questo caso è un riutilizzo improprio per cucina. In una delle sale attigue della cucina c'era la grande sala del torchio, un gigantesco torchio, che faceva sì che da questa zona ci fosse il pigiatoio. Mancano alcuni elementi di legno per capire perfettamente la funzione, però lo capite che qua c'è un peso con un contrappeso e qui l'uva veniva pestata e da qui scendeva il mosto. È magnifico soprattutto per la proporzione ed è settecentesco.
L'argomento scale è molto trattato in questa magnifica architettura. Questa scala elicoidale è realizzata con grande perizia con pietre locali ed è autoportante, ovvero sia gli scalini sono inseriti nella muratura del cerchio a chiocciola del cilindro e hanno altra struttura che non loro stessi. Quindi ogni gradino sopra all'altro riesce a mantenere in piedi tutta la scala. Da qui la vedete da sopra, è propriamente una scala a chiocciola, regge sul cilindro murario che la regge, che la porta su. La ringhiera al primo piano è stata poi rinnovata da un ferro semplice che era all'inizio. Nel Settecento è stata rifatta in marmi chiari con delle traforature e balaustri alla maniera di Gaetano Barba. La scala che vi ho fatto vedere prima la rivediamo un'altra volta. Vi ricorda un poco Caserta? Ma io direi di sì, se non altro per l'uso scenografico dei volumi, ma anche delle materie, pietra bianca e mattone nelle interconnessioni tra pietra e cantonali. È piena di chiavette di ferro, come potete vedere, perché la struttura ha avuto dei collassi, ovviamente era molto leggera, molto libera, poco strutturale ed aveva difficoltà, ha avuto delle difficoltà ad essere restaurata. Dall'interno è magnifica. Questa è da una foto dal primo piano, vedete una forma a tenaglia di sotto e poi dal primo piano, dal piano ammezzato si sale al primo piano, si può girare, si ridiscende in una forma molto teatrale del salire e scendere. Chiaramente nella parte centrale si può andare nel giardino ornamentale all'italiana, che in questo momento però non è visitabile. Da qui lo si vede ancora un po', ci sono anche dei turisti, e penso che possiate capire la grande scuola vanvitelliana, che anche nella provincia più lontana, per voce di Gaetano Barba, è arrivato a dare un'espressione di quel periodo. Non ci dimentichiamo che Gaetano Barba in questo caso si trasferisce a Padula perché la committenza è talmente ricca ed è talmente importante che vale la pena affrontare un viaggio e un trasloco. Lascerà quindi per un buon periodo Caserta e la committenza privata e reale di Caserta, che poi era quella dei reali per la grande reggia di Caserta, e dei privati erano i Paternò di Montecupo, non so se ricordate il palazzo Paternò di Caserta, che è dello stesso architetto, ma la committenza non è quella dei Certosini, che erano considerati tra i più ricchi committenti del periodo. È incredibile la leggerezza, ovviamente l'esperienza non è solo quella di Vanvitelli, ma anche della scuola precedente del San Felice. Forse ricorderete le scale aperte di Napoli, dal Palazzo dello Spagnuolo a altre, che sono poco precedenti a questa di Gaetano Barba. E Gaetano Barba sicuramente le ha viste prima di disegnare questa. Incredibile la gestione della materia, che è una materia durissima, ma in realtà lavorata come se fosse quasi un'architettura effimera, come se fosse cartapesta, è facilissima da lavorare, e invece no, era pietra massiccia che doveva non solo rappresentare l'eleganza e la leggerezza, ma anche reggere tutto quanto. Per rappresentare queste cose e farle realizzare gli artigiani, ne parlavo l'altro giorno con Aida, il lavoro di architetto si definiva come non arte immediata, ma arte mediata. Immediata era l'arte del pittore, dello scultore, perché la loro sapienza era messa direttamente a confronto con la materia. Uno scultore aveva il rapporto diretto tra se stesso e la materia. La realizzazione dipendeva dalle sue mani. Il pittore, con un pennello, dipingeva lui stesso l'opera d'arte. Un architetto aveva un'arte mediata, disegnava piante, sezioni, prospetti, ma le avrebbe dovuto passare dei operatori di rustico, gli operatori dei calcoli per le strutture e gli scalpellini e poi l'organizzazione dall'inizio alla fine, dalle fondamenta fino alla copertura dei tetti,
e alla fine il risultato sarebbe stato quanto più vicino ai progetti che erano stati realizzati su cartaceo in piante, sezioni e prospetti. Voi potete capire che non era tanto facile arrivare a questo genere di comprensione da piante, sezioni e prospetti. Come si faceva? Ci si aiutava con dei modellini in legno, in modo tale che anche l'ultimo degli operai potesse capire qual era la direzione finale da raggiungere e come si sarebbe potuti arrivare a questo genere di difficoltà, anche se aiutati da piante, sezioni e prospetti, ma non solo da quello. È straordinaria, eh? Meravigliosa. Queste cose ci ricordano sicuramente Caserta. Si capisce che probabilmente non abbiamo documenti, ma probabilmente alcuni scalpellini avranno seguito l'architetto Gaetano Barba lasciando Caserta per fare questa scala. E qui l'esperienza delle finestre allungate, no? Ovviamente sono un modo per fare partecipare a chi saliva dal piano terra al primo piano allo scenario di tutto il Vallo di Diano, con il primo giardino ornamentale che si perdeva poi nelle foreste sulle montagne fino a perdere a vista d'occhio le prospettive fino all'area cilentana a sud e all'area napoletana a nord. Ho voluto aprire prima una parentesi su Gaetano Barba a Caserta, perché per noi che siamo di qui forse vale la pena andare a vedere che cosa ha realizzato per i conti Paternò con meno manodopera, meno scienza e probabilmente con un risultato minore. Probabilmente i conti Paternò vollero spendere molto meno dei monaci certosini. Palazzo Paternò, secolo XVIII, fatto costruire dal marchese Lorenzo Paternò per il figlio Vincenzo dall'architetto Gaetano Barba. È stato prima sede vescovile dall'849 sino al 1892. Ha anche ospitato il convitto Vanvitelli, la Camera di Commercio e del Provveditorato agli Studi. Voi sapete che oggi, ancora una volta, è utilizzato per ricevimenti. Penso che lo avete riconosciuto, no? Il fronte è su via San Carlo, e questo è sempre il fronte. Nella chiave centrale si legge lo stesso che abbiamo letto nel titolo della targa su strada. Il portone, primo piano, piano superiore e triangolo con lo stemma dei Paternò. La scala, come vi dicevo prima, sempre Gaetano Barba cerca di fare del suo meglio, ma non è che possa fare granché. Non ha a disposizione i soldi per utilizzare le pietre, quindi farà tutto in muratura di tufo intonacata. Ve la ricordate? È interessante, ugualmente interessante, ma come a dire, tale Palazzo, tale Pittazio. Per cui il risultato, per quanto scenograficamente simile, non è come quella di Padula. Le linee, per chi ha occhio, riesce a distinguere che sono le stesse linee dello stesso architetto. Anche in questo caso, guardate che significa quando un'architettura viene strutturata in una pietra povera, rivestita in intonaco, e l'intonaco viene dipinto in modo tale che sembri pietra. Però guardate come la imperizia in fondo anche delle imitazioni, qui la pietra è nera, qui la pietra è beige, qui eppure la scala è la stessa, qui ci manca il caposcala, qua invece c'è una pietra vera, che è un busto di quelli che erano ornamentali per i giardini e che viene sistemato ad aprire. Però se avete occhio riuscite a capire che questi due elementi, altri due che sono qua dietro, somigliano a quelli di Padula, ma in versione, come dire, l'upim dell'architettura, un po' l'economia dell'architettura. Inutile dirvi che queste due finestre qui e questa di fianco oggi sono chiuse, ma nel Settecento erano libere, come a Padula, e davano sul grande giardino dei Paternò, che adesso non c'è più perché fu fatta poi un'edificazione, e ce la ricordiamo anche quando era ancora in mano ad un gommista che ci riparava le macchine. Dalla grande monumentalità ad una monumentalità molto piccola e dimessa, però molto interessante, perché ci fa riflettere sul come si può in Italia, che abbiamo una quantità gigantesca di beni della storia,
a considerarli tutti quanti museali, ma possiamo ancora, cioè possiamo consentirci ancora di mantenere tutto questo enorme patrimonio? Nell'Ottocento la Certosa viene abbandonata, l'esercito di Napoleone fa sloggiare i monaci e la Certosa viene trasformata in caserma. Di fianco, non lontano, c'era un piccolo battistero del VI secolo, del 600, 500, 600 dopo Cristo, molto antico, dove il battesimo veniva effettuato in maniera arcaica per immersione. Vi ho fatto vedere questa fotografia di una stessa battistero che però è a Napoli, nel Duomo di Napoli. Anche in questo caso l'immersione prevedeva entrare in questa vasca. Non era un po' d'acqua, ma bisognava immergersi completamente. Nel battistero che era di fianco a Padula, che oggi è diventato un rudere, quando viene abbandonato la gestione dell'acqua, perché si chiamava San Giovanni, ma la parola stessa ci dà una soluzione, si chiamava San Giovanni in fonte, perché di fianco al battistero c'era un piccolo ruscello che riempiva per l'occasione battesimale la vasca centrale e si poteva procedere all'immersione del battezzando. In realtà quando andarono via i monaci non solo fu abbandonata la grande certosa, ma pensate che cosa ne fu del piccolo battistero del VI secolo, abbandonato completamente, non ci si ricordò nemmeno più della gestione dell'arrivo e della uscita delle acque. Conclusione, dall'Ottocento ad oggi, al 2000, dopo due secoli, è un rudere totale dell'epoca bizantina ed è completamente invaso dalle acque. Affascinante per chi ama, come devo dire, il rudere pittoresco, è diventato un po' un lago, un po' tante cose, insomma, ci possiamo vedere quello che vogliamo. Sott'acqua ci sono residui di altari, residui di elementi di architettura di quell'epoca. Qui lo vedete bene, non resta veramente quasi nulla. Però è un luogo che ancora conserva un certo fascino per tutta quella cultura del pittoresco che trascura un po' l'elemento unitario e privilegia il frammento che si è ben coniugato all'elemento naturale. In questo caso però è un elemento naturale che non riesce a convivere senza danneggiare, perché è l'acqua, ed è diventato un ruscello che attraversa interamente il rustico di una chiesa del VI secolo. Questo è l'accesso dell'acqua che voi ben capite dopo 200 anni è diventato tutt'altra cosa e la chiesa dell'epoca paleocristiana non c'è più. Questo è ancora una volta un esempio del fatto che in Italia abbiamo troppe cose e non riusciamo a salvarle. Mi viene da far notare però che dovrebbe essere scrupolo della nostra società quella di riuscire a capire che non possiamo mantenere tutti i beni del passato come dei musei della bellezza. Dobbiamo per forza riuscire a trovare delle funzioni, qualche cosa che ci consenta di utilizzarli per mantenerli in piedi. Non c'è niente di peggio di usarli come musei, perché diventano completamente passivi. Occorre un personale che li apra di giorno e li chiuda di sera, occorrono gli antifurti, insomma, diventano delle cose magnifiche, meravigliose, solo per il turismo. Ma a questo punto il turismo ci deve essere. E in questo momento non ci dimentichiamo che la pandemia ci fa ricordare che il turismo non sempre può esserci. In questo momento non può esserci. Questa esperienza del battistero di San Giovanni, che è così piccolo rispetto alla Certosa di Padula, ve l'ho voluto mostrare perché è quello che accade per la disattenzione semplice di quella che è lasciare stare il regime delle acque che dal VI secolo ad oggi, ovvero sia per 1400 anni, qualcuno aveva conservato e poi è stato abbandonato insieme alla grande certosa. Come a dire, muoia Sansone con tutti i filisteri. Il primo ad essere lasciato in rovina fu il battistero. Però una persona senza la cultura della conservazione, ma di buon ingegno, ha fatto una cosa piuttosto miracolosa. Ha pensato, essendo proprietario dei terreni là di fianco, di utilizzare questo sito per farne un uso che ci può sembrare non appropriato, ma io ci rifletterei un po'. Questa era la zona dove c'era la vasca del battesimo.
L'acqua entra, sommerge tutto, esce e ritorna a formare un lago. Poco più in là, un piccolo laghetto. Questo contadino ha pensato bene di coltivarci le trote e di aprire un ristorante di trote, come a dire che vi servirò nella vostra tavola delle trote di acqua benedetta, per cui è come se possono avere un sapore anche migliore. È una persona simpaticissima e vi devo dire che secondo me non ha guastato affatto l'ambiente. Anzi, ha creato con il suo piccolo ristorante agricolo un'attrazione in più. Si può andare alla Certosa di Todula, godere della maestosità e della solennità e poi mangiare una buona trota dell'acqua del battistero di San Giovanni in Fonte. Oggi è totalmente un rudere. Una tabella chiarisce: qui non si gode asilo. Probabilmente erano talmente stanchi di essere confusi con la Certosa di Padula, dove si cercava accoglienza dei certosini, che al battistero si scrisse: qui asilo non c'è, al massimo un battesimo. Ma torniamo alla Certosa, grande, maestosa, sublime. Lo vedete? Sulla sua facciata sventola una bella bandiera dell'Italia. Perché? Perché negli anni 60 era ridotta disastrosamente. Nell'Ottocento, agli inizi del 1810, viene saccheggiata dall'esercito di Napoleone, trasformato in caserma. Abbandonata, poi con la restaurazione borbonica gli ultimi monaci riprendono possesso, ma dopo poco tempo vengono un'altra volta mandati via per chiusura dell'ordine dei certosini in quest'area e viene abbandonata un'altra volta, fino ad arrivare quindi alle manomissioni e all'oltraggio del Novecento, quando non è più monastero. Non è più caserma, non è più nulla. Diventa preda dell'esercito e durante la Seconda Guerra Mondiale viene organizzato una caserma d'occasione, viene realizzato un ospedale militare. E ancora dopo la guerra, nel 48, viene trasformato in una sorta di asilo e colonia estiva per i poveri, gli orfani di guerra che avevano la possibilità almeno per pochi mesi di essere aiutati a passare l'estate in compagnia di ordini religiosi. Ma di restauri non se ne parlava e la grande Certosa andava in rovina. Però l'esperienza del ministero aveva individuato che la Certosa era uno dei più grandi monumenti d'Italia. Bisognava solo fare una cosa, renderla nota a tutta l'Italia. Un po' come è successo qualche anno fa, quando fu nominato un direttore della Reggia nella persona di Felicori, che aveva l'incarico di aumentare il numero di visitatori e di rendere la Reggia di Caserta la più nota d'Italia. E in fondo è un programma ministeriale che è riuscito. Negli anni 60 si pensò di fare la stessa cosa. Bisognava far sì che la Certosa di Padula fosse nota innanzitutto, secondo quella idea che riusciamo a conservare quello che conosciamo, quello che amiamo, e amiamo quello che conosciamo, e conosciamo quello che ci hanno insegnato. Il Ministero decise dunque di dare il via alla conoscenza nazionale, perlomeno, della grande Certosa abbandonata. Quale occasione migliore del cinema? Si pensò bene di accettare la richiesta di Francesco Rosi di girare un film. Sarebbe stato ambientato nel 600 e la Certosa sarebbe passata come la casa di un principe. L'operazione fu di grande successo, anche perché si scelsero degli attori straordinari, penso che li avete già riconosciuti, Omar Sharif, all'epoca molto famoso per il dottor Zivago, e Sophia Loren. Ve li ricordate? Come no? C'era una volta, come una favola ovviamente, con una trama molto interessante. Vi voglio fare vedere alcune foto che all'epoca fecero non solo vedere Omar Sharif e Sophia Loren, ma una serie di parti anche della Certosa di Padula.
casa del principe. Vi leggo la storia che scrisse Francesco Rosi, l'ho ridotta ovviamente, l'ho un po' sintetizzata in mezza pagina. C'era una volta, film del 1967, diretto da Francesco Rosi. Si tratta di una favola napoletana che trae spunto da varie novelle dell'Oculto degli Punti di Giovan Battista Basile, 1566-1632. Nel regno di Napoli, sotto la dominazione spagnola, la splendida Isabella Candeloro, popolana, vive di piccoli espedienti, abilissima in cucina sia a preparare cibi prelibati che a lavare i piatti. Confidente della giovane è Giuseppe da Copertino, un monaco in odore di santità che di lì a poco purtroppo morirà. Un giorno capita da quelle parti, vestito in panni borghesi, in sella di un cavallo bianco, il principe Rodrigo, che invaditosi di Isabella e per metterla alla prova, le chiede di preparargli un gustoso piatto con 7 gnocchi. In seguito le rivela la sua identità. E non era amore, ma l'indomabile carattere della bella Isabella avvilisce il principe, che se ne ritorna affranto al suo palazzo. Con l'intento di recuperare l'amato, Isabella chiede l'aiuto di alcune vecchie streghe, ma la fattura che le streghe preparano non solo non riesce allo scopo, ma addirittura determina una paralisi al povero principe, che viene peraltro a conoscenza dell'intrigo. Per guarire dal maleficio e vendicarsi, il principe si reca al paese di Isabella e, dopo aver ricevuto il necessario bacio risanatore dalla stessa Isabella, la fa comunque imprigionare. Riuscita a liberarsi, Isabella si presenta al palazzo e, pur di stare vicino al suo amato principe, si fa assumere come una lavapiatti. Ma il re di Spagna vuole che suo figlio si sposi con una principessa scelta fra 7 famiglie tra le più nobili e ricche, e Isabella allora si ingegna, si farà rintracciare dal principe grazie ad una striscia di farina che dalla camera da letto di lui arriva fino al giaciglio di lei, ricavato in un angolo della cucina. Il principe è innamorato pazzo di Isabella, ma non potendo sposare una popolana, la eleva al rango di principessa del feudo denominato fantasiosamente Caccavone, e bandisce poi una gara di virtù domestiche tra le varie pretendenti di sangue blu e non. Solo colei che romperà meno piatti nel pulirli potrà sposarlo. Sicuro della vittoria della sua Isabella, il principe assiste personalmente alla gara, ma una malvagia principessa di Altamura, con l'aiuto di un anello tagliente, ha inciso e lesionato 4 piatti di Isabella prima dell'inizio della gara. La povera Isabella viene eliminata e, sconfitta, fugge via piangendo tra i biasimi del suo amato. Arriva allora alla spiaggia, dove le viene in soccorso lo spirito del monaco Giuseppe da Copertino, che la incoraggia a farsi valere. Ritorna quindi al palazzo, nel frattempo invaso di ospiti per il matrimonio del principe. Isabella riesce a smascherare pubblicamente la rivale, potendo così riunirsi al suo amato. E vissero felici e contenti. Che bella! Penso che ve la ricordate, Sofia Loren, con i piatti rotti. Bellissima! La Certosa di Padova la vedete? Sì. Ovviamente il film fece epoca. Mm. E tutta Italia poté partecipare alle riprese economiche della grande Certosa, perché furono organizzate feste a Cinecittà nel mondo del cinema. E voi pensate alla Loren, che tipo di... È bellissima, eccezionale. La vogliamo ricordare così, eh? Sì, ma pure adesso è molto bella. Siamo nel 1967 e tutto il mondo non solo ammirò la Loren e Omar Sharif, ma tutto il mondo del cinema. Il film
fortemente voluto da Carlo Ponti, che volle come attori protagonisti Sofia Loren e Omar Sharif, ancora sulla cresta dell'onda per il famoso film Il Dottor Zivago. Numerose le ambientazioni per le riprese cinematografiche, girate in parte a Padula, in parte in Agro di Gravina di Puglia, mentre altre riprese furono girate a Matera. All'ambientazione nella Certosa di Padula, il Palazzo del Principe è legato all'episodio realmente accaduto della frittata di mille uova. Nel 1535, di ritorno dalla battaglia di Tunisi, Carlo V sostò nella Certosa di Padula con tutto il suo seguito e per essi i monaci prepararono un fantagruelico buffet, comprendendo appunto la famosa frittata. E questa è una foto di una riedizione che adesso fanno in alcuni periodi dell'anno con dei figuranti, eccetera, per fare una sorta di festa popolare di rievocazione di questa famosa frittata del 1500. Ah, ad agosto viene fatta questa famosa frittata. Va bene, io direi che non ho altro da aggiungere perché credo che alcune immagini parlino da sole. Grazie. Io direi che ti meriti un bellissimo applauso. È un grande grazie. Va bene, grazie. Dovresti togliere la condivisione. Speriamo di avere suscitato un po' di interesse. Vediamo se ci sta qualche domanda. Pronto, torneremo sempre. Luciano? No, ho lanciato l'iconcina dell'applauso, però colgo l'occasione per ringraziare il professore che è sempre molto accattivante nelle sue illustrazioni e lo ricordo sempre con piacere quando ci accompagnò ai giardini qui a Recale. Ah, sì. L'ho rivisto in una presentazione di un gruppo che fa visite guidate del Palazzo Mondo di Capodrise. Mi è sembrato di vedere o sentire la sua voce. Non so se ho. Come no. Qualcuno avrà registrato. Comunque, quest'anno vorremmo preparare un programma con l'associazione di visite alle dimore storiche del cinema. Ovviamente questa di Padula è un film straordinariamente importante, La Certosa è meravigliosa, però alcuni film sono stati girati nelle dimore storiche di Caserta e dintorni, per cui organizziamo una dimora al mese. Una volta apriamo una casa che è stata oggetto di cinematografia. Per esempio il Palazzo Mondo si aprirà, mi pare, Fratelli De Filippo, ed è stata scelta per un film televisivo che si chiama Il commissario Ricciardi. Ecco. Ah, sì. Se ce lo fa sapere tramite... Il calendario delle giornate di apertura, come no? Grazie. Il Palazzo Mondo, Palazzo Grauli, che è stata sede di del film I Fratelli De Filippo, non so se l'avete visto. Sì. E quella mi pare che sia il 30 di gennaio, la domenica 30 gennaio, e poi c'è Palazzo Mondo a febbraio, la Villa di Recale il 30 maggio, e poi ce ne sarà una al mese. Non abbiamo ancora deciso le date, ma ci sarà una dimora al mese che è stata utilizzata come set cinematografico. Nessuno di noi ha avuto Sofia Loren, però a Martorice c'è stato Giancarlo Giannini nelle vesti di Scarpetta, forse l'avete visto. Sì. E a Capodrise, nel Palazzo Mondo, Lino Guanciale e altri attori per il commissario Ricciardi. Aspetto allora le informazioni che sempre cortesemente mi invii e che io giro ai nostri soci e ai nostri iscritti. Benissimo. Se avete un canale WhatsApp e vi fa piacere essere informati, potete poi fare
ti chiamo, ti mando un messaggio per collegarti con Maurizio, in modo che chiunque del WhatsApp, della WhatsApp list vuole essere informato, gli diamo tutte le indicazioni. Perfetto. Benissimo. Benissimo. Va bene. Allora, grazie. Grazie particolare anche da me, caro Nicola. No, Giovanni, grazie. Cose belle che ci hai detto e come ce l'hai detto. Grazie ancora. Grazie, grazie. Grazie infinite, buona serata. Buona serata a tutti. Grazie, grazie. Buona serata. Grazie. Dobbiamo togliere la condizione. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Arrivederci.